Stacca l'acquario, uccidi i pesci. Abra, adesso Paolo uccide i pesci. Cos'è questo suono? Camion della monnezza. Buon ragazzi, benvenuti a un nuovo What the Fask. Cos'è What the Fask? Sembra uno scemo a dirlo ogni volta. È il format dove leggo le domande che voi mi scrivete su Ask. E quindi io le leggo e vi rispondo. Ma prima di iniziare il video, che dovete fare? Dovete cliccare sulla campanella, iscrivervi al canale, condividere il video, fare in modo che tutti possano vedere il video. What the fuck? Ma noi adesso andiamo ad iniziare con le domande. Ho 220 nuove domande, perché io lo apro solo quando giro i video. Ciao Mauri, hai incontrato o lavorato con Christian Jansante? Io personalmente lo considero uno dei miei doppiatori preferiti, anche perché ha doppiato Doctor Who. Sì, conosco molto bene Christian, siamo molto amici. Tra l'altro, se andate sulla mia pagina Facebook, trovate dei video con lui molto divertenti, molto 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 divertentissimi. Proviamo? Lo leggi, Ciafè? Sì. Vai. Alleggerisciti un po', però, eh. Certo. Vai. Va bene. Carla, vedi anche tu la mela che ho in testa? No, non vedo niente. Allora è solo il frutto della mia immaginazione. Carla, il frutto della mia immaginazione. Grande! Incredibile. Ciao Mauri, ho una domanda. Ma se un dinosauro lavora al call center, è un prontosauro? Prontosauro? Quale lingua straniera vorresti parlare ma che ancora non riesci ad imparare? Il giapponese. Sarebbe molto bello, così quando vado in Giappone parlo con loro che non sanno l'inglese. Cani. Preferiresti avere i capezzoli lunghi come il cat o il cat lungo come i capezzoli? Come il capo, poi me li taglio. Ti è mai capitato, andando a doppiare qualcosa, che una volta terminato il lavoro, colui che aveva in mano quel prodotto decidesse che non andava bene e facesse svolgere il lavoro ad un altro? No, non mi è mai capitato. Possono capitare queste cose, ma a me non è mai capitato. Ciao Mauri, c'è qualche serie sul tuo canale che non porti più o comunque porti meno che vorresti riportare o riniziare? Saluti da Massa Carrara, Massa Regna, PS, non sono quello del video scorso. Guarda, in realtà mi piacerebbe molto fare più anime dei videogiochi tua, però come vi ho già detto, come ben sapete, non è facilissimo incastrare gli impegni miei con gli impegni dei miei colleghi, eccetera, eccetera, ma prometto ne porterò di più. Ciao Maurizio, per caso hai doppiato su Battlefield 5? Ciao, boh, non me lo ricordo. Considerate che quando si doppiano i videogiochi si doppiano 6-7 mesi prima. E se sono piccoli ruoli, francamente non me li ricordo. Ciao Mauri, hai per caso doppiato nell'anime di Devil May Cry? Perché ho avuto l'impressione di sentirti, sì, un personaggio che si chiama Tim, nella puntata 5. Ciao Mauri, dopo aver doppiato Sebastian Loeb Rally Evo, è un gioco di rally, hai mai voluto doppiare altri giochi cartoni sulle corse? Qual è la tua auto preferita? Sei un grandissimo doppiatore e ti stimo tantissimo, grazie mille. E io non sono un appassionato di automobili, non sono un appassionato di corse, mi dispiace, però ho doppiato Capetta, che è un anime sui go-kart, che è fichissimo. Doppiavo Naomi Minamoto. Farei mai un versus foot con YouTube anche io? No. Ehi Mauri, ho questo dubbio amletico e vagamente inutile da anni. E ora che ti seguo posso, spero, darmi una risposta. Ma quando si doppia una canzone, le parole vengono adattate anche in base al labiale del personaggio o sono a caso? Parlo specialmente di canzoni, non di recitato normale, grazie. Assolutamente sì. Oltre che alla metrica della canzone, si cerca di adattare anche il labiale del personaggio, insomma, perché per renderla più fedele possibile. Ovvio, se una canzone finisce col personaggio che fa ah, tu non puoi mettere una i, perché sennò anche gli anni, insomma. Ti è mai capitato di fare adattamento? Mi è capitato di risistemare alcune cose. No, adattamento vero e proprio no, ho fatto correzione di dialoghi, ma nel senso correzione perché ho fatto una revisione dei dialoghi su alcune cose, perché magari ero esperto di quell'anime o di quella cosa, quindi ho dato una mano. Ma ti piacerebbe fare l'adattamento? No, perché porta via un botto di tempo. Mauri, volevo dirti che riguardo all'ultimo What the Fask, in Hearthstone ci sono un sacco di carte doppiate in napoletano. Lo so, ho doppiato anche un eroe che è anche uscito. Ciao Mauri, i dialoghi negli anime in Italia vengono tradotti e adattati dall'inglese e spagnolo o direttamente dal giapponese? Dall'inglese. Ciao Mauri, sei un grande, è il momento del mio sfoggio di abilità. Volevo dirti che io faccio karate, ho scritto proprio con l'accento su lei, karate. Però sono senza mani, quindi pratico arti parziali. Sei un grande, tu sei un coglione. Ciao Maurizio, ti seguo da un po' di tempo e volevo chiederti un parere sul doppiaggio anime. Secondo te, qual è
scritto con l'accento sbagliato della E e l'apostrofo. Il miglior paese nazione che doppia meglio i personaggi, Italia. Secondo me i giapponesi, perché hanno un modo di esprimersi meraviglioso, senza nulla togliere allo splendido doppiaggio italiano. Allora, lo capisci quello che dice il giapponese? Molto probabilmente no. L'enfasi del suono, percepisci? Il modo di esprimersi meraviglioso. No, abbiamo una lingua meravigliosa in Italia, fatta di mille sinonimi, mille contrari, mille sfumature, mille possibilità di arricchire un linguaggio o un dialogo. E tu apprezzi il doppiaggio giapponese perché questo fa... No, proprio no! Vabbè, se piace a lui, ma non dica... Ma non dico che non gli può piacere, certo, gli può piacere, per carità, ci mancherebbe altro, ma non mi puoi dire che il modo di esprimersi è meraviglioso. A cosa lo paragoni? Allora pensa in giapponese, non pensare in italiano. Ciao Maurizio. Negli anime doppiate anche le scene che poi verranno censurate nella localizzazione italiana oppure le tralasciate? Dipende da come arriva il video. Se il video arriva completo si doppia tutto. Visto che Friends è la tua serie preferita, quale personaggio di Friends ti piace di più? Se riesci a sceglierne uno. È troppo difficile scegliere un solo personaggio di Friends, ragazzi. Forse direi Joy. Ciao Mau, volevo chiederti, sei tu la voce di Jäger in Rainbow Six Siege? Sì. Siege? Siege. Ciao Maurizio, mi sono sempre chiesto perché durante le vostre sessioni di doppiaggio siate sempre al buio e usate la cornetta, a meno che oggi sia cambiato tutto. Ma una stanza illuminata e un paio di cuffie non sarebbero più comodo? No. Innanzitutto il buio dà concentrazione, con le luci sul foglio e le luci della TV. Ti permettono di concentrarti meglio e di immedesimarti nella scena. Il fatto di avere una cuffia singola è perché l'audio è mono. Dall'altro orecchio noi sentiamo la nostra voce, altrimenti non sapremo calibrare l'uscita, il tono, il timbro della nostra voce. La sentiamo con l'altro orecchio. Mentre nell'orecchio dove si tiene la cuffia singola sentiamo l'audio originale. E quindi gli altri incisi o comunque senti quando attacca l'attore che stai doppiando. Ti permette di seguire, oltre al video, anche l'audio. Ciao Maurizio, per un doppiatore quale sarebbe la vetta top a livello lavorativo? Un saluto Gino. Boh, dipende. Magari se uno è appassionato di telenovelas, doppiare una telenovelas. Dipende da ciò che si sente dentro. Per me sarebbe doppiare i film cinema. Ciao Maurizio, prima di tutto ti chiedo una domanda che nessuno fa. Ti chiedo una cosa, ti faccio una domanda. Madonna come sono rompicoglioni sull'italiano. Come va? Io amo molto i tuoi video e mi ci faccio grosse risate. Da quest'estate ho iniziato a fare, da sola, i Japanese voice acting e li trovo molto belli e affascinanti. Hai mai provato a farli ma fatti in italiano? Che vuol dire? Che cosa vuol dire? Ti prego, fammi una domanda dove mi spieghi cosa stai dicendo. Sono un limite mio, non lo so. Come sei diventato promoter di Prozis? Come mai non hai una pagina Wikipedia in italiano? Allora, scindiamo le due cose. Prozis è questo, ok? È un sito di integrazione, alimentazione, abbigliamento sportivo, tutte robe fighissime. Che però non vuol dire che solo perché fai sport o palestra devi acquistare su Prozis o comunque usufruire dei suoi prodotti. Lo puoi fare anche se sei uno normalissimo che vuole magari mangiare un po' più sano, tenersi più in forma. C'è una caccola che mi dà fastidio. Magari lavori in ufficio, stai tutto il giorno al computer, hai bisogno di qualche snack veloce. Su Prozis lo trovi. C'è un ragazzo che mi segue tantissimo che va in bici, per esempio, quindi acquista prodotti che gli permettono di avere più energia, ok? Più resistenza. Ci sono dai multivitaminici a tante altre cose. Tra l'altro, ora starnutisco. Utilizzando il codice sconto MERLUZ10 sul sito potete avere il 10% di sconto. Ma la domanda era: come sei diventato promoter di Prozis? Siamo stati, per quanto riguarda il canale, siamo stati contattati da Prozis stesso, che ci ha chiesto una collaborazione, e da lì poi, insomma, piano piano è nato un ottimo rapporto e sono diventato testimonial. Poi la domanda sempre dice: come mai non hai una pagina Wikipedia in italiano? Perché me la cancellano costantemente e non so perché. Credo di stare profondamente sul calcolo di Wikipedia Italia, perché prima hanno cancellato la pagina di Cotto e Frullato, poi hanno cancellato due volte la mia, anche la tua. Poi ho scoperto, tipo, per avere la pagina da doppiatore, no? Devi fare il doppiatore da 10 anni. Io lo faccio il doppiatore da 10 anni, però me l'hanno cancellata lo stesso, quindi vaffanculo, mi tengo quella inglese che è anche più importante. Porterai mai il gioco di My Hero Academia col doppiatore di Izuku, Simon Lupinacci e di Bakugo, Federico Viola? Mi piacerebbe molto le loro voci. Bella Merluz. Ti sei mai commosso doppiando qualcuno? Sì, e ora vi stupirò. C'è stata un'edizione di Masterchef America dove ha partecipato un italiano che si chiama Luca. Lui parlava un inglese molto maccheronico nel programma, perché comunque parlava inglese. Era veneto, se non mi ricordo di dove fosse. E sto Luca, insomma, che lo doppiavo io, alla fine ha vinto. Seguite tutto il suo percorso e poi la vittoria, diciamo che vedere lui commosso ha commosso anche me, perché ero felice del risultato che avevo ottenuto. Gli horror vengono doppiati allo stesso modo degli altri film? Lo chiedo a voi, secondo voi gli horror vengono doppiati allo stesso modo degli altri film? Lasciandovi con questa domanda, io adesso vi mando
Un bacione, ragazzi, come sempre, ve lo dico, ve lo ricordo, condividete il video, fatelo vedere, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, condividetelo lo stesso, fatelo vedere a zii, cugini, parenti, compare e nipoti, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto con quello che volete, mettete hashtag quello che voglio e poi scrivete cazzo che vi pare. Noi ci vediamo al prossimo vlog dove non so cosa dirò, ma probabilmente lo farò. Ehi, che fai? Non chiudere ancora! Questo video è finito, ma puoi cliccare su queste bellissime immagini per vederne altri che abbiamo confezionato appositamente per te. E come dici? Li hai già visti? E ce ne sono altri! Che poi mi scrivete nei commenti: Maurizio, ma perché non fai un video dove parli di questo? E quel video esiste già!